Accettare ciò che la vita è e salutare per sempre un ragazzo di 16 anni è difficile, forse mai fino in fondo accettabile. Si nasce, si cresce e poi si muore, ma per Simone Raschia non è stato possibile diventare grande. Il suo disegno di vita si è fermato. Un terribile incidente lo ha strappato via agli affetti terreni. La chiesa di San Rocco a Petacciato ha fatto fatica ad accogliere tutti i presenti. L'intero paese era lì per salutarlo. Straziati dal dolore gli amici e i familiari e chi di vista lo conosceva. Un paesino piccolo, tutti lo ricordano mentre percorreva le vie con la sua moto rombante, la Cagiva, che tanto aveva desiderato. E sono proprio le moto e gli scooter degli amici ad aver condotto la bara bianca di Simone, portata a piedi alla chiesa. I motori rombanti hanno annunciato l'arrivo del feretro, sulla sua bara, la maglia delle gare ciclistiche. Un silenzio surreale, rotto dall'applauso al suo arrivo, tra le lacrime e la tristezza di chi lo conosceva. All'esterno della chiesa di San Rocco in centinaia hanno ascoltato la messa presieduta da Don Gianfranco Mastro Berardino. Non è possibile avere risposta ai nostri perché, ha detto, ed in questo momento lo è più che mai. Chiediamo al Signore consolazione, forza e speranza, e solo in Lui possiamo trovarla. Non ci saranno parole umane capaci di lenire il dolore, ma dobbiamo affidarci solamente a Dio. Anche se la vita ci fa soffrire, vale sempre la pena viverla fino in fondo, e questo è Simone che ce lo insegna oggi. Tutti hanno ascoltato le parole di Don Gianfranco cariche di speranza. Alla fine della celebrazione, due lettere sono state lette dagli amici per Simone. Infine, all'uscita del feretro, sono stati lasciati volare in cielo dei palloncini bianchi, e tra gli applausi della folla e il rombo delle moto, tutti hanno salutato per l'ultima volta quel giovane sempre sorridente Simone.